Abbiamo invece dichiarato inammissibile il referendum sulla responsabilità diretta dei magistrati, perché essendo fondamentalmente, poi c'è una motivazione più articolata, ma fondamentalmente essendo sempre stata la regola per i magistrati quella della responsabilità indiretta, si cita lo Stato e poi c'è la rivalsa sul magistrato, la introduzione della responsabilità diretta rende il referendum più che abrogativo, innovativo. Perché non è che questo è un caso di abrogazione che fa sì che, tolto quel pezzetto lì, si riespande automaticamente una norma più generale che c'era. Perché qui stiamo parlando della responsabilità dei magistrati, per i quali la regola, diversamente che per altri funzionari pubblici, ma questo è un dato di fatto e di diritto, per i magistrati la regola era sempre stata quella della responsabilità indiretta.